l'inizio di questa sfida, che parte adesso con il Prato in maglia bianca, Poggia Caiano in maglia blu con inserti gialli. Alla fine palla che finisce dentro con l'1-0 segnato da Mini dopo 4 minuti. Capannelli di giocatore intorno all'arbitro, qui invece si pensa solo a giocare e a divertirsi. Prato che poi va al tiro a fare anche il 2-0 con Errunghi proprio al 15° minuto in chiusura di primo tempo, ed è andato a raddoppiare. Adesso arriva anche la fine del primo tempo con il risultato di 2-0. Per appunti, secondo tempo di Prato Poggia Caiano categoria Pulcini, vicino al terzo gol il Prato. Giorgi perde palla, il tiro, il gol da parte di Raffanelli. Spinelli col mancino a crossare dentro, palla che resta lì e finisce in rete, il gol di Scenai. Altro corner, palla dentro, Fangoso non colpisce bene, prova il tiro e la palla che finisce dentro, Raffanelli, il 5-0. Che qui non colpisce bene sul rinvio, il palo colpito da Raffanelli, la chiusura precisa da parte di Fangoso, poi il tiro tentato da Petruzzi, quello di Raffanelli, arriva anche il gol del 6-0. Tiro respinto, Palandri chiude, allontana ancora. Poi arriva anche la fine di questo secondo tempo, parziale di 4-0 per il Prato, 3 volte in gol con Raffanelli, 1 con Scenai, totale 6-0 per i Lanieri sul Poggia Caiano. Primi 30 minuti di gioco, maturato un 6-0, partita che, come detto, nel corso del primo tempo segue, intanto c'è il gol del 7-0 segnato da Prato, che subito va in contropiede con Errunghi, cross dentro e poi sulla linea salva il palo, palla che non vuole proprio entrare, un fondamentale che potrà far comodo soprattutto in futuro, mentre alla fine Mini riesce a buttarla dentro per la terza volta nella sua partita. Ci avviciniamo anche negli ultimi 5 minuti di questa frazione e di conseguenza anche della partita, con il Prato al tiro 2 volte con Roby, la seconda è quella giusta. E arriva anche il gol del 9-0. Ed arriva anche la fine, fischio finale dunque, sempre a punti, Prato 9, Poggia Caiano 0 in questa partita del campionato Pulcini, secondo anno.